I dipendenti dell'Eutelia o di tante altre aziende sparse per il paese. C'è anche chi, come i ricercatori dell'ISPRA, passerà questa notte su un tetto. Il servizio di Maria Grazia Fiorani. Vediamo. Oggi è una giornata un po' così. Vorremmo stare insieme agli amici, insieme alla famiglia, però ci sentiamo comunque di rimanere qui perché dobbiamo resistere e portare fino in fondo questa battaglia in cui crediamo fermamente. È una situazione strana, assurda. A casa c'è chi ci capisce, ai nonni magari gli si dice che si lavora fino a tardi per non farli preoccupare, insomma. Questa notte la passeranno qui sul tetto del loro istituto. I ricercatori precari dell'ISPRA, quando hanno cominciato la loro protesta un mese fa esatto, non avrebbero mai pensato di passare una vigilia di Natale così. È un Natale particolare perché scelgo di passarlo magari non con la famiglia ma con le persone con le quali condivido insomma in parte degli ideali, quindi in qualche modo ha un valore aggiunto come Natale. Questo istituto di ricerca lavora per il Ministero dell'Ambiente, i soldi e le norme per salvare i loro posti di lavoro ci sono, dicono, manca la volontà politica. A rischiare sono in 200, i contratti scadono in questa fine d'anno, 250 sono stati già licenziati. Proprio oggi poi è arrivata la notizia che il commissario ha deciso di chiudere i cancelli fino a lunedì, chi è dentro è dentro, chi è fuori l'hanno fatto, l'hanno chiuso il cancello. Non ci posso credere. Ci sequestrano a Natale, è incredibile. Il 25 è chiaro che è chiuso l'istituto, ma anche il sabato e la domenica l'istituto però, è chiuso, stando un presidio qua sopra, comunque un'occupazione. Guarda, di al prefetto che siamo chiusi dentro insieme al TG3, ai segretari nazionali dell'USRDB Ricerca. Quali sono i commenti delle persone collegate con voi online? Tenete duro, siamo con voi. Ci hanno chiesto di farvi uscire. Lei è la mia moglie, non può rimanere, non possiamo festeggiare Natale insieme. Natale in fabbrica per i dipendenti dell'ex Eutelia che da 6 mesi sono senza stipendio. Da Milano Enrico Rotondi. Alla fine dell'assemblea la decisione, continuare l'occupazione ad oltranza, anche se è Natale, anche se il decreto del Tribunale sembra aprire un minimo la porta alla speranza. Il sequestro dell'azienda, la nomina di 3 custodi, un avvocato, un commercialista e un ingegnere che dovranno fare i conti e amministrare l'azienda finché il Tribunale deciderà sull'insolvenza. Noi lo consideriamo una strada per andare all'amministrazione straordinaria. L'azienda non è più in mano a queste persone che non hanno pagato gli stipendi, non hanno pagato i fornitori, stanno mandando a gambe all'aria questa società che è formata da 2.000 posti di lavoro e da 2.000 famiglie. 400 lavoratori solo qui a Pregnana e molti non vedono uno stipendio da 6 mesi. Una situazione di stallo che preclude ogni forma di ammortizzatore sociale. Per questo c'è attesa per l'iniziativa proposta da Bersani. La proposta di emendamento al decreto legge milleproroghe perché va nella giusta direzione per dare attraverso un fondo del Ministero del Lavoro un sostegno al reddito. Sì. Eppure lavorano senza stipendio per non perdere le commesse rimaste. Per questo Natale c'è solo il fondo di resistenza dove arrivano i soldi raccolti tra la gente, tra i lavoratori di altre aziende, anche se cassi integrati. La solidarietà dei poveri, quella che arriva dal basso. Ci sono tantissime dimostrazioni anche d'affetto da parte delle ditte, delle aziende nei dintorni in crisi e delle persone singole. In effetti abbiamo avuto un grosso aiuto da parte di molta gente che ci ha anche un po' stupito ma ci ha riempito di gioia. Andiamo dall'altra parte del paese, a Termini Imerese cresce il timore che con la chiusura della Fiat spariscano anche le attività commerciali e artigiane dell'indotto. L'inviata Ines Uva. Termini Imerese, zona industriale. Intorno alla Fiat poche attività e tanti capannoni abbandonati. Questa è la Ciprogest ex Parmalat. Qui si facevano succhi di frutta, ora è tutto fermo, con gli operai in cassa integrazione. E più avanti, Blue Boat, ultima speranza naufragata. Anche chi ha lavorato agli yacht di lusso, adesso è a casa. Senza l'auto, quel po' di indotto che c'era rischia di scomparire, come ci racconta Michele Barbagallo, un piccolo imprenditore che lavora con il ferro e l'alluminio dal 77. È successo che noi nel 2001 avevamo circa 30 operai. Lavoravamo principalmente per la Fiat. Ora siamo arrivati che siamo con 3 operai perché non abbiamo più commesso, non abbiamo più lavoro. La sua è una storia come tante. La crisi qui ha colpito duramente. In paese tutti hanno paura di cosa accadrà se la Fiat dovesse davvero andare via.
lavoro nell'edilizia e vedo che molte imprese sono andate via, hanno chiuso perché praticamente non c'è più lavoro, artigiani che chiudono, commercianti che chiudono. Ma non ci sono prospettive rose per il futuro, per tempo fa si risolveva andando al nord e si trovava lavoro, oggi questa speranza non c'è neanche. Io lavoro qui all'Agenzia delle Entrate e vedo che adesso viene molta gente povera, c'è molta povertà e questa situazione non può andare avanti. E c'è chi passa un Natale lontano dalla propria casa. In Abruzzo, nelle zone colpite dal terremoto, molte famiglie, lo sapete, hanno dovuto abbandonare le abitazioni. Il centro storico, lo vedete, dell'Aquila è deserto. Chi viveva in quelle case ora è da un'altra parte. Insomma, il Natale del dopo terremoto, una festa dimezzata, come per chi ha subito l'alluvione che a ottobre ha colpito Messina. 37 persone sono morte, gli sfollati sono ancora 1.600, anche per loro un Natale da dimenticare. L'inviata Chiara Rossotto. Le macerie, qua, queste qua erano tutte case. La scala che iniziava da via Puntale era da là fino a qua, non di più. Qua c'era un arco, giustamente congiunto con un altro muro dove c'erano case fino a là. Arrivo dentro casa mia, mentre eravamo in casa noi sotto, dentro casa mia ho avuto le macerie, alcune giustamente, macerie di queste case. La signora Vincenza si è salvata per miracolo dalla frana che quella terribile sera del 1° ottobre ha travolto via Puntale a Giampilieri, portandosi via 18 delle 37 vittime di questa tragedia. È rimasta 9 ore su una terrazza con la sua famiglia prima di essere portata in salvo. I primi tempi eravamo zombie, morti. Sembravamo vivi, ma eravamo morti. Da quasi 3 mesi ormai vive da sfollata in un albergo della costa. Le prime famiglie dovrebbero cominciare a rientrare in questi giorni nelle case agibili, ma lei a Giampilieri non tornerà. Io ho un mutuo ancora da pagare per di altri 10 anni. Tuttora sto pagando il mutuo, tuttora, che doveva essere bloccato, non è stato bloccato. Ma questa casa andrà questa demolita? Casa, mi hanno detto sicuramente sì, perché la strada dovrà essere allargata di 10 metri da questo lato, non so se 10 metri anche dall'altro, comunque di 10 metri dal lato destro, e quindi tutto quello che incontra nello spazio di questi 10 metri verrà abbattuto. Invece tanti americani poveri o della classe media hanno avuto un bel regalo di Natale, un voto storico, la prima grande vittoria di Obama. Passa anche al Senato la sua riforma sanitaria. Da New York sentiamo l'inviato Vito Maria Accardo. Va davanti al caminetto della Casa Bianca assieme al suo vice Biden. Obama è raggiante, un lampo di orgoglio negli occhi. È un momento storico, dice, si avvera il sogno di Franklin Delano Roosevelt. Il Senato, 60 voti a favore e 39 contro, ha approvato la sua riforma sanitaria, il suo cavallo di battaglia, una maratona legislativa, 25 sedute consecutive sul progetto di legge, negoziati estenuanti, costati durissime critiche al presidente, accusato di compromessi, di aver annacquato la legge, persino di bribery, una brutta parola che corrisponde più o meno al nostro pagare il pizzo per le concessioni.